Sigla. One, two, three, four. Rivara questa sera ha voluto contribuire con un evento benefico in favore del distaccamento dei vigili del fuoco di Rivarolo per l'acquisto del nuovo mezzo. Siamo qua con il sindaco Roberto Andriollo, una serata dedicata a cabaret e musica. Esattamente, abbiamo voluto fare qualcosa per questi bravi volontari dei vigili del fuoco di Rivarolo che hanno necessità di questo mezzo. È importantissimo sostenerli perché aiutano tutto il territorio e vogliamo fare qualcosa anche noi. Gli altri territori hanno già fatto qualcosa, ma anche il Rivaro vuole fare qualcosa. Abbiamo avuto la fortuna di avere questo gruppo della Topo Band che vengono a titolo volontario e soprattutto il nostro carissimo Giancarlo Moia, che è il nostro punto di diamante del territorio, che ci aiuta in questa cosa veramente interessante. Una serata che si inserisce anche in quella che è la giornata di San Giovanni Battista, patrono del paese. Sì, abbiamo terminato da pochi minuti la festa del patrono con la messa, processione, c'è abbastanza gente, c'è stato poi il rinfresco finale offerto dal comune, è andato tutto bene, anche il padre Stefano è rimasto contento della situazione, è molto bello. Questo è è l'inizio di tanti eventi che pubblicheremo anche più avanti su queste cose. San Giovanni c'è oggi e anche domani pomeriggio facciamo un picnic nel parco, è un po' reduce dopo la pandemia, che quando eravamo stati tutti chiusi dentro nel 2020 abbiamo lanciato questa idea il giorno di San Giovanni, trovarci qui nel parco di Villogliani, mettere a disposizione dei tavoli tutti insieme, mangiare in compagnia, e domani lo riprechiamo, ormai è diventata una tradizione anche questa. Giancarlo Moia, attore cabarettista, punta di diamante di questa serata e del territorio canavesano e non solo. Sì, io ringrazio il sindaco Roberto Andriollo, siamo amici da tantissimi anni, so che lui stima me e io stimo lui, quindi grazie della punta di diamante. Io sono veramente orgoglioso di essere qui stasera e poter dare una mano per questa serata benefica che, appunto, come diceva il sindaco, va a favore dei vigili del fuoco di Rivarolo, quindi speriamo arrivi tantissima gente, speriamo davvero. Cosa farai questa sera? Ci dai un'anticipazione? Ma guarda, di preciso non lo so ancora, ti devo dire proprio la verità. Farò un quarto d'ora iniziale, ma credo di ripresentare dei pezzi del mio primissimo spettacolo di cabaret da solo. Quindi sarà un quarto d'ora o 20 minuti di revival, ecco, diciamo così. E speriamo che la gente si diverta. Da quanti anni è che sei ormai da solo, diciamo, che fai il solista? Allora, io sono nato col gruppo teatrale Snoopy di Forno dal 77 e ormai non sono più con loro dal 2014, quindi sono quasi 10 anni. Un altro anno festeggerò il decennale con uno spettacolo Tuoni, Fulmini e Saette, proprio voglio un qualcosa di strepitoso per l'anno prossimo. Sto già scrivendo qualcosa, dai. Tuoi prossimi appuntamenti? Non li ricordo. So che ho 3 date a luglio, e una sicura il 22 o il 23 di luglio a Maglione, e poi ho 2 date ad agosto e poi vado al mare una settimana, mi riposo un po', poi si ripartirà a settembre, dai. Tommaso Biffi, fondatore e direttore della Topo Band, qui questa sera per un evento benefico in favore del distaccamento dei vigili del fuoco di Rivarolo per l'acquisto del nuovo mezzo. Esattamente, innanzitutto ringrazio il comune per questa opportunità che offre alla nostra band di fare del bene. La nostra band è una band abbastanza grossa perché siamo sul palco circa 18 musicisti, più abbiamo 4-5 tecnici che ci aiutano a far funzionare tutto. Siamo tutti volontari e nessuno di noi percepisce mai
un centesimo di rimborso, okay? Di niente, neanche della benzina, no? E ci facciamo un repertorio internazionale e nazionale di cover, quindi canzoni super famose, e quindi siamo adatti a un pubblico vastissimo, quindi dal settantenne diciamo al ventenne, e ci piace fare anche proprio un po' di spettacolo. Infatti abbiamo delle luci, creiamo delle situazioni particolari, abbiamo 4-5 solisti che si alternano, quindi è proprio uno spettacolo, tentiamo di fare uno spettacolo, ma normalmente ci riusciamo, e ripeto, il nostro scopo è quello di aiutare le persone in difficoltà. Quindi abbiamo uno statuto in cui il primo punto parla della carità, quindi per noi la carità è fondamentale, quindi normalmente lo diamo alla Caritas, aiutiamo, adesso oggi suoneremo per aiutare i pompieri locali per l'acquisto di un mezzo eccetera, se no collaboriamo con altri enti, sempre con questi scopi relativi al prossimo, aiutare il prossimo. Speriamo di riuscire anche questa sera a divertire il pubblico, la serata sta per iniziare in questo incantevole parco di Rivara, dove so che tra l'altro c'è una bellissima tradizione a Rivara di manifestazioni, quindi sono certo che sarà possibile realizzare un bel concerto. Mi scuso per la mise, dopo avrò i vestiti di scena, ma è dalle 6 di stamattina che mi occupo di questa cosa e fra 20 minuti inizio, però non ho ancora fatto in tempo a cambiarmi. Comunque questo è il nostro brand e vi invito tutti a andare su Topo Band, sia su Facebook che Instagram, e se vi piacciamo seguirci, perché abbiamo attivato questo profilo da poco e gli iscritti onestamente al momento sono pochini, ma perché l'abbiamo appena attivato. Vi ringrazio per lo spazio che ci state concedendo e rimaniamo a disposizione di tutti coloro che vogliono fare del bene. Vincenzo Martino, vice sindaco, oggi si è festeggiato San Giovanni Battista, questa sera il concerto benefico e tanti altri eventi che proseguiranno nelle prossime settimane. Sì, anche oggi è stata una delle giornate abbastanza impegnativa già da questa mattina per l'accoglienza dei musici che stasera suoneranno a favore dei Vigili del Fuoco di Rivarolo. I nostri appuntamenti partono da questo evento di questa sera, proseguiranno giovedì prossimo con i bambini e i genitori dell'asilo Musso Tealdi di Rivara, che ci proporranno lo spettacolo di fine anno, sicuramente anche lì una serata da non perdere, molto divertente. Proseguiremo venerdì 30 giugno con il concerto della banda musicale rivarese per il concerto d'estate. Sabato sera invece avremo una compagnia teatrale, il gruppo Fuori Contesto, che ci presenterà la commedia La Pace secondo Lisistrata. Quindi altri due appuntamenti, tre fine settimana da non perdere nel parco di Villognani per quello che riguarda gli eventi culturali che si stanno avviando. Time to wheel.
Arrivare.